Ciao a tutti ragazzi, siamo sempre qui all'evento di Huawei da Barcellona Pre-Mobile World Congress, sempre un'anteprima, questa volta MediaPad X2, il tablet veramente compatto per essere un 7 pollici di Huawei. Anche in questo caso è una versione nuova di un tablet che avevamo già visto l'anno scorso sempre qui a Barcellona. Ricorda molto nelle linee, io che l'ho recensito, il Mate 7 Gold, sembra una versione ancora un po' più grande, una versione tablet del Mate 7 Gold. Ovviamente non c'è il lettore di impronte digitali sul retro e la fotocamera è posizionata un po' diversamente, ma i materiali comunque ottimi e la costruzione, questa versione Gold, mi ricordano molto il Mate 7 Gold. È il primo Huawei che io vedo con Android 5.0 Lollipop e devo dire che almeno esteticamente non ci sono grossissime differenze. Adesso provo ad andare nelle impostazioni per farvi vedere la versione, ecco, Android 5.0, la MIUI infatti poi rimane sempre la 3.0, quindi c'è stato un upgrade a livello software di Android ma non a livello di interfaccia di Huawei. Il display è un 7 pollici IPS Full HD 1920x1200, ovviamente capacitivo a 10 tocchi, sound DTS, quindi c'è l'equalizzazione DTS, la CPU è una octa-core, ovviamente prodotta da Huawei, presente in due versioni, una 2 giga di RAM con 16 giga di memoria interna, 3 giga di RAM invece l'altra versione con 32 giga di memoria interna. C'è la versione ovviamente LTE per delle velocità di download e upload molto elevate come Huawei ormai ci insegna da molto tempo, la fotocamera anteriore è da 5 megapixel mentre quella posteriore è da 13 con autofocus e flash LED, la batteria all'interno è una 5000 mAh e devo dire che il dispositivo è abbastanza sottile perché sono solo 7,18 mm di spessore, veramente un bel dispositivo, non vediamo di provarlo per voi. Per questo MediaPad X2 dall'anteprima di Barcellona è tutto, un saluto a tutti da Tony Cassano per TechZilla.it.